Ciao a tutti, oggi vi insegnerò a fare queste foglie d'acero che potete usare come decorazioni, come portachiavi, come qualsiasi cosa vogliate. Io li uso per decorare la mia libreria, come avete visto dalla clip precedente, e oggi vi insegnerò a farle di questo colore qui, ma le potete fare anche in qualsiasi altro colore. Io ne ho fatte di gialle e di rosse perché non avevo altri colori autunnali e non volevo farle di colori che non sembravano reali. Però potete farle del colore che volete, vengono carine comunque. Per fare le foglie vi servirà del cotone o della lana del colore che vi piace e un uncinetto del numero adatto per lavorare la lana o il cotone che avete scelto. Io oggi userò questo qui di 4 mm, l'ho preso ieri da Tiger ed emula gli uncinetti che costano un sacco di soldi. L'ho preso più che altro per provare a vedere come ci si trova a lavorare, così magari vi dico anche com'è e se ve lo consiglio oppure no. Bene, possiamo cominciare con il lavoro. Per iniziare vi basterà sapere fare il punto alto, il punto basso e il punto bassissimo. C'è una playlist sul mio canale dove vi insegno a fare questi punti base, si chiama Uncinetto 101 e ve la lascio linkata qui sopra. Andatela a vedere così potrete fare anche voi queste carinissime foglie da appendere dove volete. Allora, per iniziare dovremo fare il nostro punto iniziale. Io faccio un cappio in questo modo qui. C'è anche il video per imparare a fare questo, ma credo tutti quanti noi lo sappiamo fare. Dopo aver fatto il punto iniziale, prendete il vostro uncinetto, inseritelo nel primo punto e fate 5 catenelle. Una, due, tre, quattro e cinque. Vi dico già che questo uncinetto è molto molto versatile, molto molto comodo anche perché ha un'impugnatura morbida e si riesce a tenere bene in mano e ti porta a tenere la posizione ideale per lavorare l'uncinetto. Perciò ad ora ve lo consiglio, vediamo andando avanti. Bene, avendo fatto le prime 5 catenelle, ora dobbiamo chiuderle a cerchio. Il che significa? Inserisco il nostro uncinetto nella prima catenella fatta, prendo il filo e lo faccio passare attraverso i due punti. Ed ecco fatto il cerchio dove adesso andremo a lavorare. Per iniziare il primo giro andremo a fare 3 catenelle, che sostituiranno il nostro primo punto alto, voilà, e poi andiamo a fare 11 punti alti lavorando all'interno del cerchio, il che vuol dire che devo prendere il filo, inserire l'uncinetto nel cerchio, portare fuori il filo, riprendere il filo, chiudere e richiudere. Andando avanti così dobbiamo fare 11 punti alti all'interno del cerchio. Ora siamo arrivati all'undicesimo punto, facciamo l'undicesimo punto alto e ora dobbiamo chiudere questo undicesimo punto con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime 3 fatte all'inizio. Inseriamo l'uncinetto nella terza catenella, prendiamo il filo. Prendiamo il filo e chiudiamo il primo punto. Ed ecco fatto il primo giro della nostra foglia. Ora per iniziare il secondo giro dobbiamo fare 3 catenelle, poi una maglia alta nello stesso punto, prendiamo il filo ed inseriamo l'uncinetto nello stesso punto delle 3 catenelle e facciamo la nostra prima maglia alta. Ora per andare avanti dovremo fare 2 maglie alte in ogni punto successivo. Il filo, passo, una,
filo e faccio l'altra catenella. In questo modo qui. Andiamo avanti per tutto il giro così. Il lavoro si presenterà in questo modo, continuate così fino alla fine del giro, ci vediamo qui per vedere come chiudere. Ed eccoci arrivati alla fine del secondo giro. Per chiudere questo giro si fa sempre nello stesso modo che per il giro precedente, cioè prendiamo l'uncinetto, lo infiliamo nella terza catenella delle prime tre iniziali, portiamo fuori il filo, senza magari perderlo, chiudiamo il giro. Ed ecco come si presenta la nostra foglia, tra virgolette ancora, alla fine del secondo giro. Bene, ora iniziamo il terzo giro e vedrete che la foglia comincerà a prendere forma. Per fare il terzo giro dovrete saltare un punto e fare 7 maglie alte nel punto successivo, il che vorrà dire prendere il filo, inserirlo nel secondo punto a partire da dove eravamo, perciò saltando un punto, e fare 7 punti alti all'interno, perciò 1, tutti quanti all'interno dello stesso punto, 2, 7. Ora dobbiamo saltare un altro punto e chiudere con una maglia bassissima nel punto successivo. Che significa? Filo l'uncinetto dopo aver saltato un punto, prendo il filo e chiudo direttamente portando il filo all'interno. Voilà! Ed ecco fatto la nostra prima conchiglia, tra virgolette. Bene. Ora dobbiamo ripetere lo stesso lavoro per altre 5 volte per tutto il nostro giro. Perciò prendiamo il filo, saltiamo un punto, filiamo l'uncinetto nel punto successivo e facciamo altri 7 punti alti. 1 2 Per chiudere si fa nello stesso modo di prima, cioè si salta un punto, si entra con l'uncinetto nel punto successivo, si prende il filo e si chiude direttamente. Ed ecco, ora lo dobbiamo fare per altre 3 volte. Perciò, ripetendo lo stesso lavoro che abbiamo fatto, cioè saltando un punto, entrando nel punto successivo, facendo 7 punti alti, saltando un punto, chiudendo nel punto successivo, per altre 3 volte. Ci vediamo quando avete finito. Alla fine del terzo giro vi troverete in questa situazione. La foglia va guardata in questo modo, vedete che qui c'è uno spazio maggiore rispetto che tra gli altri, perché qui è dove faremo il gambo. E questo è esattamente il prossimo passo.
Allora, per fare il gambo facciamo una maglia bassa nel punto subito successivo, una maglia bassa, ci ricordiamo bene come farla, altrimenti se non ve le ricordate, video sul canale. Per fare il gambo dobbiamo fare un numero di catenelle a nostro piacimento. Io non so, a me non piace troppo troppo lungo, perciò ne farò 7-8, decido adesso. Dopo aver fatto il vostro numero a piacere di catenelle, dovrete fare una maglia bassissima in ogni catenella, tornando indietro. Perciò, mettiamoci comodi con il lavoro. Saltiamo, beh, chiaramente, entriamo nella catenella subito prima, prendiamo il filo e chiudiamo così. Andiamo avanti per tutte le successive catenelle. Dopo essere arrivati praticamente alla foglia, chiudiamo con una maglia bassissima in questo punto qui per chiudere il gambo. Ed ecco fatto il nostro gambo. Nel mio caso piccolino piccolino perché a me piace così. Ora passiamo all'ultimo giro, che è anche il più complicato. Ora dobbiamo fare le punte della foglia, cioè queste qui. Sono la parte più complicata, tra virgolette, del lavoro, perciò state molto molto attenti. Allora, per fare la prima punta dobbiamo fare 4 maglie basse, perciò andiamo, creiamo il punto qua, famo una, due, tre, poi nello stesso punto dobbiamo fare 3 mezze maglie alte. Per fare questo, allora, è una derivazione delle maglie alte, semplicemente si chiamano mezze perché non si prende 2 volte il filo ma una volta sola, perciò prima prendiamo il filo nell'uncinetto, lo infiliamo nel punto, abbiamo 3 anelli, prendiamo il filo e li chiudiamo tutti e 3 assieme. Questa è una mezza maglia alta, ne facciamo altre 2 sempre nello stesso punto. Poi dobbiamo fare 3 catenelle, dobbiamo fare 3 catenelle e chiuderle assieme, che vuol dire che filate l'uncinetto nella prima catenella, prendete il filo, passate dentro il filo in entrambe le catenelle, in questo modo otterrete una specie di ricciolino così, tra un attimo lo vedrete meglio, e nel prossimo punto andremo a chiudere con una mezza maglia alta, che si fa così, infilo l'uncinetto, prendo il filo e chiudo il tutto. Ed ecco fatto il nostro primo ricciolino. È un po' complicato, le prime volte sicuramente sbaglierete, ma riprovate, 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 perché poi quando riuscite a capire come fare, vi verrà fuori e sarà molto molto carino da vedere. Poi
Facciamo 2 maglie basse nei successivi 2 punti. Una maglia bassissima nel prossimo punto. Voilà. Perfetto, abbiamo finito il nostro primo, la nostra prima parte di foglia con la nostra prima punticina, cioè questa qua. Ora procediamo con la seconda punta della foglia. Sempre 4 maglie basse nei successivi 4 punti. Una, due, tre, quattro. Nel punto successivo andiamo a fare 3 maglie alte, tutte nello stesso punto, mi raccomando. Abbiamo fatto le 3 maglie alte, ora dobbiamo fare la stessa cosa di prima con le catenelle, perciò 1, 2, 3 catenelle, prendiamo la prima catenella e chiudiamo con una maglia bassissima assieme, ok, e facciamo una maglia alta nel punto successivo, perciò prendo il filo. Riesco, così e così, ed ecco fatto il nostro secondo ricciolino. Poi facciamo 2 maglie basse nei punti successivi, una e una, due, una maglia bassissima. E siamo arrivati al terzo ricciolino, cioè noi abbiamo fatto questo, ora dobbiamo fare la punta, quella più alta. Per fare la punta, quella più alta, facciamo una maglia bassa, due maglie alte nei punti successivi. Ora dobbiamo fare 2 maglie altissime nel punto successivo. Le maglie altissime sono sempre una derivazione delle maglie alte. Per iniziare una maglia altissima, invece di prendere una volta sola il filo, si prende 2 volte, perciò 1 e 1, 2. Infiliamo l'uncinetto nel punto successivo, riprendiamo il filo e ora chiudiamo a colpi di 2 anellini alla volta. Quindi 1, 2 e 3, ed ecco fatta la nostra prima maglia altissima. Facciamo la seconda sempre nello stesso modo, prendendo 2 volte il filo, inserendo l'uncinetto nel punto e chiudendo a colpi di 2 anellini, 2 e una, 3, ed ecco fatto. Ora dobbiamo fare la stessa cosa delle catenelle di prima, perciò 1, 2 e 3 catenelle. Inserisco l'uncinetto nella prima e chiudo tutto assieme, con un po' di difficoltà, come sempre, e faccio altre 2 maglie altissime nel punto successivo, perciò prendo 2 volte il filo, inserisco nel punto e chiudo a colpi di 2. Poi si fanno altre 2 maglie alte nei punti successivi.
una maglia bassa qui. Ecco, ho fatto la punta della nostra foglia. Sembra un po' sfatta, ma è solo perché non ho continuato il lavoro di qua. Adesso dobbiamo fare due maglie basse, perciò uno e uno, due. Nello stesso punto, ora successivo, prendiamo una maglia alta. E poi si fa lo stesso lavoro delle catenelle di prima, perciò 3 catenelle si chiudono assieme con una maglia bassa, una maglia bassissima, poi si fanno 3 maglie alte nel punto successivo. Tre maglie basse. E una maglia bassissima per chiudere. Ok. Come vedete, la foglia ora comincia ad avere una forma e ora ci manca da fare solo l'ultima parte. Dobbiamo fare due maglie basse, perciò uno e una, due. Poi nello stesso punto mezza maglia alta, perciò prendiamo il filo con l'uncinetto, inseriamo nel punto, prendiamo il filo e chiudiamo tutti e tre assieme. Ora facciamo sempre la stessa cosa delle catenelle, perciò 3 catenelle e le chiudiamo assieme. E poi 3 mezze maglie alte nel punto successivo. Prendo il filo, tiro fuori e chiudo tutti e tre assieme. Prendo il filo, entro nel punto e chiudo tutti e tre assieme, prendo il filo, entro nel punto e chiudo tutti e tre assieme. Poi faccio una, due, maglie basse e poi qui una maglia bassissima per chiudere il lavoro. Questa è la nostra foglia finita. La vedete molto più grande di questa perché ho usato un uncinetto di una misura più grande perché volevo fare una foglia un pochino più morbida, qui infatti ho usato un uncinetto numero 3. Però con un uncinetto di una misura più piccolo veniva appena appena più denso e molto più compatto. In questo modo è venuta più morbida e un po' più aperta, insomma un pochino più grande. Ora dovrete solo chiudere, tagliare i fili in eccesso, tirarli dentro il lavoro e la vostra foglia sarà finita. Dopo aver tirato dentro tutti i fili, aver sistemato tutto quanto, ecco fatto ed ecco a voi la foglia finita. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!